Questa mattina in Consiglio regionale a Pescara si è tenuto un importante incontro per parlare della difesa della costa, soprattutto nella zona di Montesilvano. Assessore Aliano, cosa è venuto fuori? È venuto fuori un dialogo assolutamente propositivo, costruttivo, nel quale i balneatori e le categorie che li rappresentano hanno scambiato flussi di informazione e concertato linee strategiche per il futuro. Ci sono 10 milioni di euro almeno nel piano di difesa della costa regionale per il comune di Montesilvano, stiamo decidendo la migliore soluzione, la migliore progettualità per impiegarli. Devo dire che la regione in questo è stata presente con l'assessore Campitelli, il presidente del consiglio Sospiri, ma lo stesso presidente Marsiglio, devo dire, e ha progettato in questo senso per poter reperire proprio le risorse finanziarie utili finalmente di destinare alla città di Montesilvano 10 milioni di euro in luogo di purtroppo situazioni pregresse che non hanno consentito alla città di potersi munire di una difesa della costa adeguata. Questa mattina c'è stato un approfondimento sulla città di Montesilvano in quanto essa è prevista all'interno di un piano generale della difesa della costa, cosiddetta Ancora, e dove gli operatori portatori di interessi hanno sollecitato che ci sia attenzione per la parte nord, specificamente per la zona di via Marinelli al confine col fiume Saline, che è la zona dove ci sono grandi alberghi, dove il PIL del turismo non solo pescarese ma anche abruzzese, parliamo di un'area dove fa circa 600.000 presenze prima del Covid. Allora in questo contesto si è chiesto al presidente Sospiri insieme all'assessore Aliano di affrontare il tema con attenzione profonda, perché lì è un'entità, stiamo parlando di Montesilvano, una città di circa 60.000 abitanti.